Grazie ragazzi, che c'è il grasso, fidela a me. Il weekend. Il weekend. Come un altro weekend. Max. Ciao Max. Quella cosa che ti ho chiesto, per favore. La bamba? Sempre quella. Sigla! Non ha anche fatto il bianco e nero oggi. No, l'ha fatto proprio... adesso. Sono andato ieri a sentire il punk, adesso sono tutto il ritardato. Che se sentivi il punk c'è il doppio ritardato. Che parecchio. Così. Stasera ci sono i The Roser. No, ma voi non ci siete perché oggi è domenica. Ieri c'erano i The Roser. Bravo. Dove eravate? Come al solito. Purtroppo siamo arrivati. È un po' che non parlavamo della Dark Ball. Della gang. È un po' che non parlavamo. Allora, se che sei entrato. Sei entrato nel mainstream, sei entrato in mezzo a questa gente che fa i soldi. Beve Vio, perché mi hai Io volevo solo entrare più in intimità con te. Beve Vio. Perché? È tipo Goldrake, no? No, Barlo, che poi c'è quello che rideva, non possiamo dire chi era. Si trasforma in volo, mi cai, martella su cazzo. Senti, io poi non, tutto non mi ricordo mai chi è, quindi devo sempre associare questa cosa. È la mia, quella che amo da 3 anni questa parte. Ora che sei entrato nel mainstream, ora che sei un Vips, quasi, tu non puoi parlare della gang. Che la gang non si infami. Mamma mia, ci siamo cioè, amici che avete fatto il cartone animato su di noi. Che geni che siete. Siete dei geni, però loro non hanno capito la questione della satira. Quindi hanno fatto un po' sfottò e sotto hanno scritto. Sai come scrivono i radical shit di sinistra? Il radical shit, Così. Però no, come, però anche con, che devi battere sui tasti. Non devi solo. Capito. Batti anche quelle di pizza. Perché a noi non ci piace quando fanno vedere delle cose travestite da per altre. Raga, non avete capito un c***o? Tanti travestiti in questa casa non ci sono ancora entrati. Uno. Ah, davvero? Due, tranne la volta che non c'eri. Che immaginavo. Due, a me di prendere la branca di Kashik. Anzi, l'ultima cosa che voglio. Perché poi mi rovinate proprio la purezza del canale. No, non era quello che volevo dire. Volevo dirgli che non cacate quando ci stavo arrivando, devo cagare ho capito. Se ci sono dei centri sociali che ci invitano per andare a fare degli show e loro capiscono cosa vogliamo dire e voi no. C'è un problema, ragazzi. Ecco, sti trinaciuti. Ma allora, fate dei centri sociali veri e poi dei centri sociali per radical chic con il papà dentista e la mamma avvocato. Ma la nonna perché c'è sempre qualcosa a monte. E così almeno non ci cagate invitate Mannarino, tutta quella gente di merda lì. E noi andiamo dagli altri, quelli seri. Ho capito. Quindi, detto questo, dopo che Wayne, in una video intervista storica di Arcane Boys, ha detto, spegnete il cervello, mi raccomando, che spegnete il cervello. Pensare fa male. Pensare fa male. Che te pensavi, ma tu non devi pensare. Pensare fa male. Va male. Però c'è Lord Pyrex che ancora un po' gli sta sul cazzo. No, però abbiamo mangiato il prosciutto cotto e crudo insieme. Non è che avete mangiato insieme, lui ti è passato davanti e si è f***o lo jambon. Quello che stai mangiando assieme. Comunque, Dark Polo Gang, primi su tendenze. Produzione Sicliu che fa un po' una volta una scarpa qua, una volta una scarpa là, una volta... Sicliu che è il calzolaio. Sicliu che il calzolaio. E che è il calzolaio. Dark Polo Gang, British, andiamo. Basta che non canta. Oh, madonna, posso schiacciare? Ti ricordi che il pezzo di Sicliu? Non era merdissima, era cosa? Che sembrava semplicemente... Una merda. No, sembrava... sembrava una merda. Sembrava uno che... Che fa che faceva... Continui. Io non volevo. Schiacciato via. No. Dai. Non hai tolto l'audio. Fammi schiacciare. Dai. Ehi. No. Casa piena di soldi. Casa dark. No. Rolls Royce. E poi sono British. Che c'è c'è. Spistos. Guardalo. Il guercio. E si guarda lo sbrillocchio del Rolex. No, sta facendo incazzare il gatto con la luce sul muro. Pirates che ovviamente non ha capito dov'è. Ma c'è una quelle made. Cosa stai dicendo? Guarda che finezza. Guarda che elegantone. Gli occhiali di Pyrex. Dagli uno schiaffo al maggiordomo di Ma poi con che inglese? E allora? Ma internazionale. 45 ma sapeva solo in lui inglese. Quanto sono British, bitch. È proprio così. Cosa succede? Ma se camicia il Decathlon.
No, dai, ti prego. Cos'è questa roba? No, no, è anche blu con le rime, ragazzi. Sentilo, che figo. Eppo! Oh. No. Ma perché si muovono così? Come esce questo cazzo, credo. Però sono messi di meglio del solito. GDG for President con la regina, però. Il balletto! Dov'è? Il balletto! Balla come me! Figa, sta cracco! Sono un patrimonio UNESCO! Mi ha rotto la costola! Ma usa la manina di la... No, cazzo! Quella cazzo! Quanto cazzo sono British? Vota sci! Cosa fa? Bello, sono bello figo qui. Non ho studiato a Cambridge. Oh, ma reppa! Come il British, quanto sono trendy. Il collo sono proprio come il Regno Unito. Wow, wow. Non ci servono amici. Io... Non ci siamo amici. Io ho staccato perché dopo la rima non fottiamo con nessuno, siamo come il Regno Unito. E il mio nuovo rapper preferito, Wayne. Lo sputo merda. Sì, è una costante della tua vita. È quello sempre. Io avevo visto qualche meme. Infatti per quello aspettavo l'entrata di Wayne. Non hai visto il balletto? No, ma sono perso, ma non mi sono perso Wayne. Gigante. E cioè, ha caccato in bocca a due pechegni. Quello sempre. Quello sempre. Ragazzi, io voglio leggere il testo. Perché mi sono perso troppo. God save the Tony. Ma poi vota che sono presidente. Ma che cazzo c'entra che sono British? Che Anarchy in the DPC. Io non so se loro si sono resi conto di essere un fenomeno talmente trash. Allora, sono nati trash, hanno fatto il giro, sono diventati fighi. Hanno rifatto il giro, sono tornati trash. E adesso che te diceva verrai trash, facciamoci la risata, allora spaccati i culi. Mi hanno spiazzato. Era una merda la canzone. Un'ellisse proprio. Mi rendo conto di quanto l'arrivo di Young Signorino mi abbia fatto apprezzare così tanto la Darpolo Gang. Non so se è un bene o un male. No, non capisco. Infatti sono stranito di questa cosa. Stai invidiando il mio polso, Rolex. Ehi, ehi, wow, wow. Ho troppe bici intorno. Via, via, via. Ehi, ehi, wow, wow. Non so più quale scegliere. Ok, va bene. Troppo in alto, non so come scendere. Ehi, ehi. Che tra l'altro, sul non so più quale scegliere, tu pensi, ecco, non l'ha chiusa. E invece poi ti incula perché dice, non so come scendere. Ma infatti ci sono molte rime in questo perché pezzo. Perché è diventato, cioè, al top, capito? Pyrex, fermi, fermi, Lord Pyrex. Porto la gang, tu porta le amiche. Ehi, ehi. Barbary Trench, quanto c***o British? British. Che fare con amiche. Sì, ragione. Siamo sul terreno come se fosse Anfield. Anfield, credo che sia golf, credo. Andiamo. Ah, Anfield. Liverpool. Ah, Anfield. Anfield. Lo stadio. Triplo 7, spendo sterline, non euro. Perché giustamente essendo lì fuori dall'euro. Ehi, e ci vede fa wow. Facciamo crollare i muri come Pink Floyd. Esatto. Flexo come tutta la gang dietro il casino. Con dentro tutta la gang dentro il casino. Indovina cosa esce quando gioca la slot. Cosa esce quando gioca la slot? No. Tipo 7 su ogni cosa, ritardato. 777. È la rima più del mondo. Tu fino a cosa esce? Tipo 7 su un pesce. Andiamo a mangiare il prosciutto insieme, pare. Ice Ice Cool Cool Cool. Troppo inglese, dovrei stare zitto. Dovrei stare a Liverpool. Liverpool. Ah, perché Ice cool, cool Cool. Troppo inglese, dovrei stare a Liverpool. Troppo inglese, non continuare con l'inglese. Rolls Royce, no, non prendo l'autobus. Diamanti acquatici fanno glu glu. Non vedi che ho una corona in testa? Non sono le corna cattieni. No, no. Sembra la tua fottuta principessa d'Inghilterra. Sembra la fottuta principessa d'Inghilterra. Ma era più bella la tua fottuta principessa d'Inghilterra. No, no, sembra la ogni cosa che dico lei dice vabbè, sempre sì. sono spastico. Ci vedi e dici quanto cazzo sono British bitch. Prince. Le ha chiuse più della DPG. Da solo. Solo Pyrex. Allora, ritornare sempre lo stesso. Triplo 7. Allora, la strofa di Tony F è veramente se io non l'ho capita bene, voglio leggerla. Ma cosa questo? Ehi, ehi, quanto cazzo sono British. Non è che non l'hai capita bene per qualcosa. Ho una mazza, ma non sto giocando a cricket. Si misuri col tuo catch? Sì. Oppure mi dice, con la mazza? Mi dice, Tony, sei pazzesco. Le mie collane patrimonio UNESCO. Questa era geniale, però, eh. Questa era geniale. Sì, sono la regina Elisabetta. Pieno di gioielli. Sembra che ho perso la testa. Però la similitudine sembra è veramente. Raga, cioè. Meglio adesso... di Maria Antonietta di Priestess. Sì. Non è vero, Maria Antonietta è bellissima. Aia, 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 è bellissima. Meglio. Allora, le dico, baby, quanto cazzo sei figa. E mi dice, prima me, dopo la mia amica. Oh, lei glielo dice, prima me.
Dopo andiamo. Mio Dio, mio Cristo. La vita Dio. È facile. Oro giallo al polso, sembra senape. La vita è facile. Sì, c'ho i cash. Se lei ti lascia per me, dopo non chiedere. Ehi, ehi, sexy con i perché dandy. C'ho l'oro giallo al polso? Taglio all'inglese. A lei piacciono i miei capelli. Giacca Burberry. DBG, 777, siamo i Beatles. Ho tutto dentro il mio trench. Sto su una Bentley, fa una la strofa Don Tony. Allora Don Touch. No. Guarda che no, sono passati. No, Pyrex ha detto molte più cose. No, aspetta. Io Wayne, aspetta, lo tengo per ultimo perché ha tirato delle belle bordatine. Wayne Santana. Oh my god, giro sempre con una fica. Io leggo Wayne. Ah, scusa, il tuo preferito. Oh my god, giro sempre con una. Ma che è il mio preferito già dai tempi di che mi spaccava le cose lo in testa. Lo so, però ti dico che Pyrex ha fatto la strofa migliore finora. Sono così british, penso di essere Dua Lipa, bitch. Sono Antonio Conte al Chelsea. Stelline nel mio tweet, ma non ho studiato a Cambridge. Sangue blu come il principino Harry. Ma quanto chiudo. Sono british, quanto sono tre. Sta chiudendo tutto. Ma poi boom bap, eh? Sì, infatti. Il collo ghiacciato come un campo da curling. Baronetti come i Beatles. Star come Ringo. Con lei sono dolce come un cucciolo di Beagles. Non fottiamo con nessuno, proprio come il Regno Unito. Beh, questa, allora, questa frase. Però vabbè, poi non sul boom bap, Wayne sul boom bap. Non ci servono set everywhere. Ma perché non la fai sul boom bap, Wayne? Comunque, perché lui è troppo British. Non ci servono amici quanto c***o. British per i soldi, perché noi abbiamo i soldi in amici. Ci siamo amici. Non vorrei che questa sia degli Hate for Breakfast. No. Ah, New Friends è un'attenzione di Romagno Brano di DJ Khaled con la partecipazione di Drake. Capito, citiamo anche Drake e Khaled. A non fare un'amicizia in quanto considerano veri amici solo coloro che ci sono da sempre. Bravo. Adesso non so se effettivamente questa sia la presa da Khaled. Perché lui è Wayne Santana e tu non sei un cazzo di nessuno. Allora, la canzone è la canzone meno peggio che ha fatto la Dar Polo dopo. Posso sentire il pezzo di Wayne? Te lo sentia solo in cameretta e ti fai le fappine poi. Le fappine. Raga, allora, adesso che ci piace la DPG, cosa facciamo? Siete cambiati. No, a me non piace la DPG. Siete dei leccature. Io non è una roba che mi ascolterei. Siete delle merde. No, non mi ascolterei questa roba. Oh. Però devo dire che il personaggio che hanno portato e che in questo momento riconosco come personaggio, perché loro è un allora, personaggio. È come il nostro. Quando all'inizio cringavamo, perché eravamo appena entrati anche noi, venendo dal rap del 2000 alla DPG di un salto solo, una cosa mi ha scioccato. No, però prima erano veramente non erano prima, questo. Cioè, uno, quando due, lo dicevano siamo la mafia. Mafia, bulle, cocaina, quella è veramente pesante. Due, qua non c'è quel non rimangio niente di quello che ho detto della DPG finora. Assolutamente. E neanche di questo pezzo, perché questo pezzo è cioè meno è meno è trash. Però fa cazzo. Però fa ridere, è trash, fa ridere. Non c'è niente di brutto a parte l'estremizzazione dei soldi, che però fa parte del loro personaggio, che ormai ascolta, abbiamo ribadito mille volte. Mi sciallo e te lo dico. Fa loro vogliono dire io voglio sciallarmi, voglio fare questo. Voglio essere easy, voglio fare il rap così buttato lì. Questo non è rap. Trap, quello che è. E comunque è meglio questo che Sfera e Basta. Sì, perché sì, questo mi ha divertito. Sfera e Basta mi fa arrabbiare. Sto giro British ma divertito. Come ha provato a fare il pezzo Conscious Side, ma poi ne parleremo. British ma divertito, c'era le punchline fighe. C'era le cose fighe, le scritto sì, figo. Sì, c'è anche le rime, quindi che cazzo. E poi hanno creato il loro stile, c'è da dire quello. Puoi vedere che l'uscita di Darkseid di PG ha fatto bene a tutte e due? No, è contemporanea a qualcosa che è successo a livello di organico e loro hanno cambiato il modo di essere. Un po' di qualità la devi portare. La gente è stata a c***o. Meno male. A me va benissimo lo stile di PG, il mood di PG, l'ignoranza artificiosa di PG. Quando però è così, che è divertente, chiudi le rime, le chiudi, no, le fa poche, ma fi***o. Sì, fa ridere, cioè, senso. Dai, per far ridere me vuol dire che va bene. Poi magari sono io in botta da ieri che sono stato al concerto. Non ti è ancora scesa. No, però adesso venite sotto a insultarci. Oh, ce la mandate qua di PG. Iscrivete sotto l'ultima foto. Andate dagli arcade. Andate dagli arcade. 5 minuti di violenza. O anche una live. 5 minuti di violenza con ognuno. Però non fate venire Pyrex, che è un po'. Pyrex viene solo se facciamo la pace. La Pyrex. Ciao.